Premessa, fino ad ora in Dragon Ball sono conosciute 7 linee temporali diverse che si sono create ogni volta che qualcuno ha viaggiato nel tempo, eccetto ovviamente la linea temporale originale. Noi analizzeremo la timeline su cui si basano tutti gli eventi canonici che tutti conosciamo e che amiamo. Ma ora preparatevi perché questo video vi sconvolgerà. Diamo inizio alla timeline completa di Dragon Ball. L'evento più lontano della timeline di Dragon Ball è la nascita di Majin Buu. È un evento talmente antico che nessuno ricorda o conosce a quanti anni fa può essere riconducibile. Anno zero del calendario divino. Per molti questa data coincide con la distruzione da parte di Zeno di 6 universi. Eh sì, perché inizialmente non ce n'erano 12, bensì 18. Anno 41 del calendario divino. Zarama, un dio dragone, forse namecciano, crea le super sfere del drago e quella specie di drago dorato, divinità gigantesca, governatore dell'universo. Anno 42 del calendario divino. Zarama ottiene un brevetto per la sua invenzione. Oh, ok, questo non è un evento che ci interessa più di tanto, però... brevetti cosmici. Da questo momento in poi non si sentirà più parlare di calendario divino, ma di P0 o D0, ovvero prima dell'anno 0 e dopo l'anno 0. Non chiedetemi che bordello ha fatto Akira Toriyama con queste date. Non è chiaro quale avvenimento miracoloso fece partire l'anno 0. Per noi comuni mortali è un po' come la nascita di Cristo, che segna appunto l'anno 0. Oltre 100 milioni di anni P0, prima dello 0, nasce Re Kaio del Nord, o viene creato da... chi? Boh, chi lo sa? Circa 77 milioni di anni prima dello zero, Beerus Sama, durante una riunione tra divinità, litiga pesantemente con Kaioshin il Sommo e niente poco di meno che lo intrappola per sempre nella spada Zeta. Circa 10 milioni di anni prima dello zero, Moro, un potente mago cattivissimo che trae la sua forza mangiando l'energia vitale di interi pianeti, minaccia di distruggere l'universo 7. Ma viene sconfitto da Dai Kaio, il grande Re Kaio, e dal Kaioshin del Sud. Circa 5 milioni di anni prima dello zero, il mago BBD risveglia Majin Buu. Questo non la prende molto bene, distrugge centinaia di pianeti e uccide 2 Kaioshin su 5. Inoltre, assorbe il Kaioshin del Sud e il Dai Kaio. Fortunatamente, il Kaioshin dell'Est, unico sopravvissuto, riuscirà ad uccidere BBD e a imprigionare Majin Buu dentro ad una sfera sulla Terra. Oh, sempre la Terra, eh? È il bersaglio principale. Tutte le disgrazie devono accadere sulla Terra. L'universo è infinito, ma la Terra... 239.000 anni prima dello zero. Belmond diventa un dio della distruzione. In contemporanea inizia il torneo di nascondino di tutti gli universi, indetto da Zeno Sama. Shin viene promosso a Kaioshin Supremo. Interessante. 461 anni prima dello zero. Nasce il signor Popo, anche chiamato marito di Jinx. 238 anni prima dello zero. Yamoshi, il leggendario Super Saiyan God, affronta i Saiyan malvagi, non riuscendo però a sconfiggerli. Nello stesso periodo, sulla Terra, nasce la tartaruga del maestro Muten. 50 anni prima dello zero, nasce Kirin, un gatto spaziale solo tu... No, ok, mi calmo. Insieme a lui nasce anche un certo Bandage de Mummy, che io sinceramente ho rimosso dalla mia memoria questo personaggio, tanto che era utile. E finalmente si entra nell'era moderna, quindi dopo l'anno zero, anno 250. L'indovina Baba diventa chiromante. Anno 261. Re Nyanma corre sul serpentone per andare ad allenarsi con Re Kaio. Ma un piccolo incidente di percorso. Re Nyanma furbetto. Intanto su Namek violente tempeste devastano il pianeta, rischiando di estinguere ogni forma di vita. Katas, un namecciano fortissimo, spedisce suo figlio sulla Terra. Anno 430. Nasce il maestro Muten. Poco dopo, il namecciano senza nome, figlio di Katas, viene addestrato dal namecciano supremo della Terra di quell'epoca. Anno 448, il maestro Muten compie 18 anni, scala la torre di Kirin e si allena con lui per ottenere l'acqua sacra,
una specie di super Gatorade che ti fa diventare forte, fortissimamente forte. Anno 451, Beerus si incontra con Recaio del Nord per la prima volta. 10 anni dopo, il namecciano senza nome, figlio di Katas, si separa in due. Una parte buona rappresentata dal Supremo e una parte cattiva rappresentata dal malvagio Mago Piccolo. Grazie a questa separazione, la parte buona del namecciano senza nome diventa il nuovo supremo della Terra. Il Mago Piccolo invece viene intrappolato da Mutaito, il maestro di Muten. Nel 470 il supremo crea le sette sfere del drago, grazie al potere che hanno i namecciani, discendenti della famiglia del drago. Con esse anche il drago Sherron prende vita. 4 anni dopo, Darbula manda un suo servitore a ispezionare la terra in cerca di Majin Buu. Anno 550, i primi Saiyan sbarcano su Planet Plant, noto come pianeta Vegeta, usando astronavi rubate dopo la distruzione della loro casa originale, Sadala, a causa di rivolte interne e conflitti tra Saiyan. Informazione di servizio, giovedì 1 agosto alle ore 20, tutti in live sul mio profilo Twitch, che ci mettiamo a chiacchierare del più e del meno, facciamo 2 orette intense, parleremo di Network Gosh, giocheremo a dei giochi horror, mi raccomando ragazzi, vi aspetto, eh! Anno 650, il maestro Muten trova una sfera del drago. Si tiene il primo torneo di arti marziali. Anno 658, nasce Gohan, il futuro nonno adottivo di Goku. Nel 703 circa, nasce Nappa e un certo re Chappa, che è talmente importante come personaggio che guarda caso non me lo ricordo. Inoltre ha inizio il 13° torneo Tenkaichi di arti marziali, di cui il maestro Muten sarà il vincitore. Anno 712, Dr. Briefs fonda la Corporation Capsule, dopo aver inventato le rivoluzionarie Oi Poi Capsule, che tra l'altro ste capsule possono contenere anche corpi morti, eh. Dragon Ball alle volte sa essere creepy. Nel 715 nasce quel cagaminchiazza di Pilaf. Nel 731 i Saiyan sono annessi al sovrano galattico Re Cold e iniziano a conquistare pianeti per venderli. Il re Vegeta sposa la sua regina. Nel 732 nascono Vegeta e Broly, quello del film di Dragon Ball Super, non quello del film di Dragon Ball Z. Re Cold visita il pianeta Vegeta per annunciare il suo ritiro, mettendo al suo posto Freezer, che assumerà il comando dei Saiyan. Nello stesso anno Broly viene inviato su un pianeta inospitale chiamato Vampa. Anno 733, nascono Bulma, Yanko e Tenshin. Oh, ma che carini! Vegeta ha solo un anno in più di Bulma! Povero Yanko. Nel 735 Freezer inizia a provare timori nei confronti dei Saiyan. Insomma, si sta cacando sotto. Sulla Terra nasce Yajirobai, anche chiamato per gli amici il ninja panzone che ama tagliare le code agli scimmioni incazzati. Nel 736, signori, nasce colui che muore sempre, Krillin. E anche Mr. Satan. Cosa? Quindi Mr. Satan è più giovane di Bulma? Sconvolgente, ragazzi, sconvolgente. Solo un anno dopo, nel 737, finalmente nasce Goku e anche Kiki. Nel frattempo, Bardock ritorna sul pianeta Vegeta per ordine di Freezer e manda suo figlio Kakarot sul lontano pianeta Terra. Il Galactic King incarica Yako the Patrolman di viaggiare sulla Terra per cercare di impedire a Goku di distruggerla. Pochi mesi dopo, Goku atterra sulla Terra e viene trovato dal nonno Gohan. Freezer distrugge il pianeta Vegeta, uccidendo la maggior parte dei Saiyan, tra cui Bardock e Gine. Nel 739 il pesce oracolo prevede a Beerus che incontrerà un super guerriero potentissimo tra 39 anni. Lord Beerus va così a dormire prima del solito. Aprile del 749, Bulma entra nella scuola superiore di West City, ma subito dopo scopre la sfera del drago a 2 stelle nel suo seminterrato. Da quel momento in poi decide di fare la ribelle, molla la scuola e si mette a caccia delle sfere del drago col radar. In breve tempo sgama un'altra sfera dentro ad una grotta. Dal 1 al 10 settembre del 749 Bulma incontra Goku e insieme partono alla ricerca delle 7 sfere. Il maestro Muten intanto usa una Kamehameha per spegnere un incendio e
Quel cacacazzo di Pilaf ruba le sfere a Goku e Bulma e richiama il grande drago Sherron. Ma il maiale polimorfo interviene ed esprime un desiderio al posto di Pilaf. E per finire in bellezza, Goku e Krillin diventano studenti del maestro Muten. Questa timeline, ragazzi miei, rappresenta le origini di Dragon Ball. O come meglio preferisco chiamarlo, le pelotas del drago. Se volete che continui con la seconda parte, magari anche con una terza e così via, dobbiamo arrivare a 15.000 mi piace. Quindi mi raccomando, datevi da fare, condividete questo video con tutti i vostri amici. Come se non ci fosse un domani. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo incredibile video.